Bună ziua tuturor și bine ați venit în bucătăria mea! După cum ați văzut din titlu, astăzi voi găti piftie de porc și îl am ca invitat pe soțul meu, care vă va arăta rețeta lui. Versato l'acqua, si riscalda, come si arriva in bollizione si mette anche la carne, si mette e dopo si fa cucinare abbondantemente, si fa cucinare. Una cucchiaia di sale grossa nell'acqua. Allora, la carne è mezza testa di maiale, abbastanza grossa, e un po' di carne di sempre di maiale per avere un pochettino di carne a più sostanza, un pochettino di grassettello. Allora abbiamo 2 kg e 400 g di carne in totale. Avanti l'acqua, ci siamo, l'acqua sta bollendo. Ora versiamo la carne, versiamo. Allora, metto 5 limoni e faccio una spremuta, succo di limone, succo. In più 4 arance amare, sempre spremute e viene fuori il succo, mescolati assieme ai limoni, assieme, per dare un gusto favorevole e non sentirsi solo limone, non sentirsi. Allora passiamo alla procedura per fare la gelatina. Abbiamo 45 g di gelatina a granule che viene mescolato con 450 ml di acqua, la verso in un contenitore più grande. Così nel frattempo si mescola. Si mescola per togliere i grumi. Si lascia così a sciogliersi da solo. Tiro fuori la carne per separarla dalle ossa. Abbiamo finito la bollitura. Ha durato intorno a 1 ora e mezza, 2 ore. La carne è ben bollita.
E questo è il risultato. Non abbiamo aggiunto nemmeno una goccia d'acqua. Quelli 4, anzi quasi 5 litri, sono diventati 2,5. Abbiamo avuto più carne di come era bisogno, però una parte la toglieremo, la mangeremo noi e una parte viene messa nella gelatina. Qua abbiamo tutto pronto. Il succo di limone, quello di arance amare, qua c'è la gelatina che dopo come si vede già è già è diventata in questo modo, cioè si è sciolto per dire. E proseguiamo con la ricetta. Siccome Gaetano è impegnato a tagliare la carne, a sistemare, ha preparato i vasi, continuerò io a parlare perché davvero è impegnativo sia lavorare sia parlare. Cioè, continuiamo col tagliare la carne a pezzettini. Lichidul obținut în urma fierberii cărnii vine tras printr-o sită și se separă de bucățile de carne, de oase și așa mai departe. Și acesta este lichidul pentru gelatina rețetei noastre. Si procede mettendo adesso, quando è appena raffreddato questo liquido, si mette il sugo di limone, il sugo di arance amare, diamo una mescolata. Abbiamo gelatina che si mette quando il liquido non è tanto bollente e un pochino raffreddato, altrimenti non si attiva la gelatina. Si mescola e poi per sale, Gaetano, mettiamo un po' di sale, un po' di sale ai nostri gusti, voi assaggiate. E poi se volete di più mettete, se non,
volete di meno, non mettete. Dopo, come si vede, qua è rimasta un po' di carne, diciamo un chilo. Abbiamo utilizzato alla fine solo un chilo e qualcosa di carne tagliata a pezzettini. Ok. Con l'aiuto di un mestolo iniziamo a versare. Dopo, come si vede, il liquido non è limpido, ma non ha nessuna importanza. Un assaggio per vedere se c'è bisogno di sale, Gaetano. Sì, il sapore va bene, il sale. Ne metto un altro pochino. Oh. Ok. E con il peperoncino quando si mette? Adesso. Adesso? Sì. Perfetto. Noi preferiamo a mettere un pochettino di peperoncino. Si lascia raffreddare, si lascia. Dopo che si raffredda, si può mettere anche in frigo. Il giorno dopo già è pronta per essere mangiata. Allora si raffredda fuori, quando è completamente fredda si può mettere in frigo per indurirsi, per stringersi, e in indomani è tutto pronto. Bravo Gaetano, ottimo lavoro, e per noi buon appetito. Provate questa ricetta, è di Gaetano, è buonissima. Magari vi facciamo vedere in indomani come è questa gelatina.
Ciao!